L'aumento dei contagi da Covid in Abruzzo non desta preoccupazione. A dirlo è l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, secondo cui non vi è alcun rischio di nuove restrizioni. La recrudescenza dei contagi prevalentemente è monitorata dal nostro parte del sistema sanitario. Come voi sapete, siamo al di sotto della media nazionale, per cui lontano da quel grido di allarme del cambiamento del colore della nostra regione. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Abruzzo. L'obiettivo prefissato ad inizio estate era quello di immunizzare tutti gli abruzzesi entro settembre. I numeri sono dalla nostra parte, ha detto la Verì. Siamo tra i migliori in Italia. Il nostro obiettivo era quello di chiudere l'immunità a fine settembre. Siamo tra le prime 6 regioni a livello nazionale con un'alta percentuale. E ora l'attenzione è tutta sulla riapertura delle scuole, che in Abruzzo avverrà il 13 settembre. Obiettivo quello delle lezioni in presenza, e a questo scopo potrebbero essere introdotti test salivari. Stiamo lavorando per la presenza nelle scuole, l'abbiamo sempre voluto e sostenuto, stiamo lavorando in sicurezza. Il primo abbiamo una riunione proprio con gli uffici scolastici per definire le linee guida. Stiamo in collegamento con l'Istituto Superiore della Sanità per portare avanti il discorso dei test salivari.